Guasto alla rete fognaria di Via Recchi a Como. I tecnici di Como Depur al lavoro da mercoledì 6 febbraio proseguono la corsa contro il tempo per sistemare la perdita al collettore dell'impianto. Un cantiere che dovrebbe concludere i lavori quanto prima in vista delle limitazioni al traffico che scatteranno domenica in occasione della partita di calcio allo stadio Sinigaglia tra Como e Mantova. Questa mattina una nuova perdita nella rete fognaria potrebbe però allungare i tempi di lavorazione. Per questo il personale di Como Depur lavorerà anche in notturna per tentare di riparare lo sversamento e mettere in sicurezza il cantiere quanto prima. Se le operazioni dovessero risultare più lunghe del previsto, il cantiere resterà comunque chiuso nella giornata di domenica per non creare ulteriori disagi alla viabilità, per poi essere riaperto il lunedì. Numerosi disagi al traffico che si sono verificati in questi giorni, code e rallentamenti negli orari di punta la mattina e il pomeriggio intorno alle 17 in concomitanza con la chiusura degli uffici. Intanto proseguono anche i lavori iniziati nella giornata di ieri sulla Napoleona per un intervento sulla rete del gas. Disagi nelle prime ore della mattinata a causa del restringimento della carreggiata da 4 a 3 corsie di marcia.